Siamo con Massimo Calzone di Invitalia e chiediamo naturalmente, gli chiediamo quali sono i suggerimenti per i giovani per poter accedere a questi finanziamenti e quali possono essere le dritte per fare in modo di poter ottenere il sostegno di Invitalia. Inizierei veramente seguendo una sorta di scaletta. La prima cosa da fare è sicuramente non essere innamorati totalmente della propria idea imprenditoriale, perché poi si potrebbe anche correre il rischio di non fare le cose in maniera adeguata e sottovalutare alcuni aspetti che poi sono essenziali perché un business possa essere non soltanto di successo. Io parlerei prima di sostenibilità economica e finanziaria dello stesso, ma in seconda battuta, anche se in ordine di importanza io la metterei sullo stesso piano, fare attentamente un check-up delle proprie competenze. Gli strumenti di cui ho parlato oggi sono strumenti che riconoscono finanziamenti a tasso zero, senza richiesta di garanzie reali direttamente alle persone, ma dove appunto richieste le garanzie le si iscrivono direttamente sui beni oggetto del finanziamento. E alla luce di questa piccola considerazione, è necessario sapere che comunque si contrae un debito nei confronti di un finanziatore pubblico, e quindi quando si contrae un debito nei confronti di un finanziatore pubblico è necessario che le cose, le previsioni, le scelte progettuali siano meditate nel miglior modo possibile. Spesso ci si trova a dover affrontare problematiche scaturenti dal non possesso di adeguate e coerenti competenze rispetto non soltanto all'attività da intraprendere, ma anche rispetto ai ruoli che ciascuno dei soci andrà a ricoprire nella conduzione dell'iniziativa di questa impresa. È sufficiente la presenza di un solo aspetto negativo tra i diversi appunto che caratterizzano poi la conduzione di un'attività imprenditoriale perché poi il business non possa consentire di raggiungere i risultati e gli obiettivi sperati. Quindi puntare molto sul team imprenditoriale, su un'analisi delle competenze e non immaginare che queste per poter ottenere il finanziamento le si possano comprare sul mercato, trovare fuori. È necessario averle all'interno della compagine sociale, quantomeno possedere la capacità di poter presidiare i diversi aspetti che caratterizzeranno l'iniziativa stessa. L'importanza di Technology Bits come hub che collega non soltanto grandi realtà come Invitalia, ma che collega anche i giovani che vogliono iniziare un'attività imprenditoriale. Assolutamente, partner ideale a tutti gli effetti, non soltanto di Invitalia, io direi partner ideale per tutti quei soggetti che si occupano di supportare non soltanto con strumenti di finanza agevolata pubblica le start-up, non soltanto già esistenti, ma anche coloro che hanno intenzione di realizzare start-up. E quindi direi assolutamente soggetto più che positivo. Non spetta a me dire queste cose perché i dati parlano da soli, insomma questa non è la prima edizione. Invitalia molto volentieri, con molto piacere, ha sempre aderito agli inviti di Technology Biz perché appunto è un'occasione, un meeting non soltanto per raccontare gli strumenti ma anche per poter supportare con altri strumenti che non sono finanziari le start-up durante il periodo più delicato, che è quello del pre-startup, cioè che è quello antecedente alla formalizzazione della startup, che è quello durante il quale sono richieste le scelte imprenditoriali, è necessario appunto meditarle adeguatamente e in queste occasioni si ha la possibilità di dialogare con più soggetti che supportano questa delicata fase.